si ripiglia a giocare. Il primo tempo è terminato 36-27. Coach, come nelle migliori delle occasioni, hai acceso il tuo tablet, la tua lavagna elettronica? Io ho provato ad accenderla, ma qua non si illumina niente, soprattutto sponda costa, dove, vabbè, come si è visto in campo, Cent'anni e Guerci sono quelli che hanno avuto la valutazione migliore insieme a Meschino. Becerra ancora assolutamente. Cent'anni accende un'altra lucina con 2-3. Cent'anni, pensaci tu, perché. Pensaci tu veramente. Dall'altra parte invece, beh, sicuramente Arrigoni è stato il miglior realizzatore, anche con 6 su 9 dal campo, quindi con un'ottima media. Navarini bravissimo, 1 su 1. E poi naturalmente Penserini. Non si può prescindere da Capitan Guerci, anche guardando le statistiche, 2 su 3 per lui. Dal campo e 0 su 2. Ai liberi, cosa non da lui, infatti anche i tiri liberi si fatica a raggiungere il 50%, anzi siamo al 43% per Costa Volpino contro il 78% di Castellanza. Falli comunque pochi, 7 a 9 per Castellanza. Palla recuperata, palla di Meschino. Centrocampo, niente, contropiede, tira sull'anguria Meschino, non subisce fallo, così non fischiano gli arbitri. Qui Meschino non si fida dello smile. Non dico che doveva far male all'avversario, ma poteva andare bel bello dritto per dritto. Sì, poteva andare su dritto e ha avuto paura un po' della forse stoppata interferenza dell'avversario. E ha tirato su un po' il cocomero in questa entrata, ben lanciato da Cent'anni, che ha arrestato il tiro. A ben vedere, quando arresti il tiro nel pitturato, sì, tira, dovresti lì, andare sì, a tirare, tu mi insegni cosa. Come dice anche Darren Peterson. Comunque, meno 6, dai. Comunque ho visto un Costa Volpino che è entrato con un altro cipiglio difensivo, aumentato sicuramente la pressione sui portatori di palla. Vediamo se migliora in attacco e niente, azione un po' pretenziosa del Baronetto che penetra, scarica, la palla viene deviata in fallo laterale, quindi ci sarà la rimessa laterale numero 6 Planez per il Costa Volpino. Dominio anche sotto le plance. 21 rimbalzi per Castellanza, se non ricordo male, 13 per Costa Volpino, esatto, 15. Sì, sono numeri un po' inquietanti, visto anche il risultato del secondo quarto, che è stato di 21-10 per Castellanza, quindi. Castellanza ha giustamente alzato il ritmo rispetto al primo quarto di studio, Costa Volpino invece si è rattrapita. Sì, prende il tiro e lo segna, il più difficile dei tiri di Plenezio. Col tentativo di interferenza dell'avversario e con due triple si riporta a meno 3 Costa, dopo essere partito dal meno 9. Stavo osservando i cambi difensivi di Costa Volpino, sicuramente migliorati, qua Planenza è arrivato un po' tardi, ma fa quello che posso. Non viene fiscato nessun contatto, palla recuperata di Costa Volpino. Secondo me c'erano passi, però difficoltoso passi, forse Planezio ha toccato un po' Maiocco, che però certo non si lascia spostare. Sì, mi sembrava Maiocco ricaduto con la palla in mano, però sì, da qua, dalla piccionaia, si vede un'altra partita, anche questa partenza qua ci stanno, è stato un movimento una un po' partenza strano. Omologa che non piace agli arbitri, però forse in effetti l'arresto non era proprio impeccabile, comunque molto veloce. Cent'anni, che comunque ricordiamo anche nelle sue precedenti esperienze, un ventello di punti a partita li porta sempre e anche adesso comunque sta dimostrando questa sua attitudine offensiva. Va troppo facilmente a rimbalzo Castellanza. Raccoglie molto facile, sì. Ma tiene bene il cambio difensivo Costa Volpino? Niente, siamo in tre su un lato, cioè bisogna ribaltare, attacco Planezio, scarico per Baroni che si prende questo jump lungo, palla persa, niente, un po' di difficoltà del Castellanza che riapre il gioco, transizione dall'angolo, si alza e tira e va a segno con la sua tripla. L'esperto Maiocco, beh, si sa. Sempre con questo tiro un po' particolare, ma è abbastanza Maiocco efficace. È molto redditizio, molto molto molto. Ventrale di tracchiana memoria, esatto, 33-41, quindi per Castellanza si prende l'ennesima tripla. Nando Becerra muove la rettina, buongiorno. Il buongiorno, sì, è quello che serve, sono i punti che servono assolutamente, sono i suoi punti che mancano, diciamo, in questa partita.
Non cambiare. E come dicevi te, 0 su 7 dal campo nel primo tempo per Becerra, va in anticipo, tiene taglia fuori molto bene il suo avversario, palla recuperata per Costa Volpino, Centani, posizione di palla, si prende il blocco di Meschino che rolla dentro, non viene servito, si prende il tiro Centani, chiede anche il fallo, fallo. Non fischiato, 38 a 41, riporta a più 3 da Centani e lui ha già dato l'impronta a quella che sarà la sua prestazione a Costa Volpino. Coach Crotti ha paura che Centani si lamenti troppo con l'arbitro. Baronetto stende. Cade e qui invece viene fischiato il fallo a Becerra. Ai Milani, Milani stende un paio di avversari. Ah no, viene fischiato che cosa? Sì, fallo a Becerra. Temo di sì. È il suo secondo fallo personale. Ah, qualche discussione con gli arbitri, ma anche a me non sembrava, ma non lo so. Fase sembrava una buona difesa di gioco, dopo. Sì. Dopo dalla piccionaia vediamo una partita in campo, se ne vede un'altra. Alla fine conta quello che fischia l'arbitro, quindi adeguiamoci, assolutamente. È il secondo fallo fischiato per la difesa di Costa Volpino. In quattro comunque un'altra, comunque 3, un'altra difesa, sì. Assolutamente. Recuperati 6 punti dall'inizio del secondo quarto, quindi obiettivo raggiunto, diciamo. No, non bisogna vincere le partite in un quarto, ma invertire la tendenza e ridurre lo svantaggio, quello l'obiettivo prioritario di ogni squadra. Assolutamente. Quindi sì, con pazienza. Cambio. Palla ancora toccata, molto bene. Costa Volpino che va in anticipo, molto in anticipo sugli avversari. È già la terza palla recuperata, palla sotto per Meschino. Non si muove nessuno, va nell'uno contro uno, si svita, mette a segno col suo step back direttamente from Latina, Meschino. E riporta meno uno Costa Volpino senza neanche a dire vero troppo faticare. Intanto Becerra sotto fa sportellate, si alza invece Tavernelli, niente, subisce fallo abbastanza nettamente. Time out, ospite immediato. Almeno penso, io farei così, ok, sì. Beh, il parziale in questi primi 5 minuti è di 13 a 5, per cui coach Ferrari ci vuole deve parlare, sopra. Parlare sopra, come si dice in questo periodo. È evidente che non sfruttino i mismatch creati dal cambio difensivo sistematico di Costa Volpino. Vediamo se chiederà proprio questo ai suoi, cioè di servire i lunghi, soprattutto Maiocco, quando si occupa di lui Centani piuttosto che Becerra, a seconda del giocatore con il quale ha cambiato. Quindi Costa Volpino che ha recuperato 8 punti in 5 minuti, soprattutto aumentando quello che è l'intensità difensiva, ha aumentato gli anticipi, ha aumentato la pressione un po' su tutti, sul lato forte, e questo ha portato a recuperare un paio di palloni e a prendere attacco, coraggio comunque, in attacco, dai. Coraggio sì. In attacco, sì, perché comunque ancora si è attaccato abbastanza con sofferenza, senza creare un vantaggio, attaccare dal palleggio. Devo dirti che per il momento si è abbastanza dipendenti da Centani, che da ritmi ottimi, poi si mette anche in proprio, fa girare bene la squadra, cose semplici ma efficacissime. Tempi giusti, testa alta. Veramente top, fino a qua sicuramente il numero uno. Possesso per Costa Volpino, 5-26 il termine del terzo quarto, 40 Costa Volpino, 41 Castellanza. Si alza forte l'urlo del Palace IBL Arena. Abbiamo una partita, Meschino libero, dalla peccato. Media, libero, piedi per terra, finisce sul primo ferro, Meschino. Palla per Castellanza. Tutto da rifare, Tavernelli tenta l'entrata, viene fischiato il fallo a Baroni. Cerca di contenere. Non era un'entrata eccezionale, viene fischiato il fallo di gamba, ha spinto con il corpo l'avversario. È un po' più intraprendenti adesso gli esterni di Castellanza come Penserini, giustamente anche. Torna in campo Navarino. Rientra Franzoni. E comunque si sa, nell'uno contro uno il Baronetto un po' subisce sicuramente generoso, ma la differenza. E quindi abbiamo Franzoni e Meschino come coppia di lunghi con Baroni e Guerci in difficoltà panca. A ricevere, palla che pericolo. Quasi finisce, Tavernelli ancora in entrata, Becerra che cerca di contenere e va a concludere uno contro uno. Quello che mi stupisce è che non nessun ci sono aiuto. Aiuti difensivi, nessun aiuto, bravo, questa cosa ragione. Qui lasciato completamente da solo.
Cent'anni smista per Becerra, parla sotto a Meschino, palla ribaltata con qualche difficoltà. Cent'anni, 8 secondi, 8, bisogna 7. Andare l'uno contro uno, andrà il tiro, niente, palla sotto per Meschino, va a cercare la linea di fondo, fuori dopo Plezio da 3, sarebbe stata l'azione perfetta, bella, non bella, si conclude bella. Però... Un cosa gioco... si può fare in 7 secondi? Esatto, gioco costruito al limite dei 24 con la palla dentro fuori, alto basso e... Tutto si è visto. Se entrava la tripla sarebbe stata l'azione MVP della serata. Assolutamente, hai ragione. Va giù, si va libera. Giù Planezio, non viene fiscato niente. D'altronde Cosolpino, diciamo che manca un po' di fisicità, un po' di muscoli. Se andiamo nell'uno contro uno perdiamo qualcosa. No, no, non fateli mai camminare da soli. Niente, Cent'anni ci prova, non va. Ci prova. Palla conquistata da Meschino. Meschino va a rimbalzo con qualche esperienza, recupera questo palleggio. 45-40 comunque sempre per Castellanza, dopo il meno uno raggiunto di Cosolpino non è riuscito a mettere la testa avanti. Nel frattempo viene richiamato coach Crotti, che ricordiamo essere stato l'allenatore di Castellanza nella scorsa stagione. Vediamo questa rimessa dal fondo, finta di Becerra, esce, si svita Becerra, è chiuso nell'angolo, cerca di forzare l'entrata ma è tutto chiuso. La palla viene recuperata ancora da Cosolpino per un tocco del numero 7 Penserini. Ennesima ancora nell'angolo, palla per Becerra, la palla viene ribaltata per Meschino, pensativo, invece palla a Planezio, fuori per Cent'anni, arresto tiro, questa è la sua caratteristica, niente, solo tabellone. E rimbalzo del meno quotato Navarini Alberto, che questo ragazzino veramente sta facendo la sua signora figura. Assolutamente sì. Tra questi giganti del basket. Ancora lui in possesso di palla, va nell'uno contro uno con Meschino. Bravo ragazzo, coraggioso. Buono, non ha paura, ci piace. La palla ancora salva buona. La palla è ancora buona. Sì, sì, no. Salvataggio di Arrigoni. Entratona, niente, si ferma chiaramente Meschino in entratona. Lo Savolpino ricacciato a meno 7. Tavernelli con due, una transizione così. Becerra chiama lui, lascia che Cent'anni riposi un attimo. Quindi è Planezio, possesso di palla, pensa all'uno contro uno, invece tira da tre, primo ferro. Un po' così supponente, no. Questo tiro, non è che possiamo pensare di tirare così, non è che sempre da 8 uno, metri. Insomma, infatti. C'era ancora tempo per attaccare, non bisogna avere fretta, intanto siamo ancora di nuovo meno 7, dal punto di partenza, passissimi. Rischio di passi infatti. Così è, Cosolpino meno 7, chiaramente coach... Crotti ci vuole parlare sopra, come abbiamo detto prima, perché in un amen è tutto il recupero che è stato fatto nei primi 5 minuti è stato perso in 3 minuti. Sì, ti direi, quando vai in riserva non è solo questo, ma vai in riserva Cent'anni cala un po' tutto quanto il ritmo. Non è solo quello, ma... ripeto, hanno sistemato un attimo le cose in difesa, perché di fatto hanno segnato 11 punti in 8 minuti, però sono mancati chiaramente un po' di tranquillità in attacco. Ancora ci si affida troppo al gioco esterno, non c'è bilanciamento con tiri senza vantaggio. E d'altronde, quando tiri dagli esterni, tu mi dici che o la tua giornata fortunata o se no finisci a meno 30. Disastro. No, poi con la pattuglia di lunghi a disposizione, certo. Vediamo se il capitan Guerci si metterà in campo. Ebbene sì, eccolo lì. Va a sostituire, mi sembra, Franzoni. Si riprende a giocare, 2:32 al termine del terzo quarto, 40-47 per Castellanza. Cent'anni ancora in campo, che ha fatto una breve pausa nel secondo quarto di 3 minuti, se no chiaramente sempre in campo. Meschino da 3, corto, il rimbalzo spizza sul ferro, ancora Tavernelli in entrata, finisce lunga, cerca di correggere, invece poi Becerra recupera questo importantissimo, prende il tempo giusto, sì, in mezzo a tutti i saltatori.
Sì, però impressionante, con Tavernelli già a rimbalzo, c'era già Rimorchio che era pronto per, che ha toccato la palla. No, esatto, ma a maggioranza. Planezio da 2, sistema un attimo, sblocca l'attacco di Costa Volpino, lo riporta a meno 5 e evita il collasso, il vantaggio a doppia cifra di Castellanza. Borroni sul cubo. Partenza, niente, si va a schiantare lungo la linea di fondo, non aveva nessuna chance di passare Maiocco. Maiocco d'esperienza la butta su una coscia. Entra, sì, Borroni, partire dal palleggio un lungo così, insomma, è un'avventura. Sono cose che non fanno piacere al corso. Oh, hai un vantaggio super e poi schiaccia oppure niente. Esatto. 5 secondi non si va a schiacciare, niente. Tiro da 2, finisce sul primo ferro, rimbalzone di Planezzo, palleggia. Non è stato il massimo quel palleggio lì, ha rischiato ancora una palla persa. Centanni si schianta. Si schianta contro Arrigoni. Arrigoni dappertutto, non ha segnato come primo tempo finora, ma è dappertutto. Ma lui difensivamente ha grandi letture. Un gran fisico. È sempre lì. Sì. Il giocatore che in una squadra non può mai mancare. No. Quello che dà equilibrio, che magari non ha tanti punti, però se manca te ne accorgi. Niente. Guerci da 3. Tenta l'avventura anche lui da 3. Sfidato, ci prova, ma non va. Adesso difesa un attimo a zona di Costa Volpino, blocco contenitivo, va al tiro, niente, finisce fuori, si riprende il rimbalzo a Arrigoni, ancora lui. Sì, dopo rischio. Il blocco contenitivo è andato a rimbalzo, ha preso il rimbalzo. Cioè, questi giocatori magari poco evidenti, ma poi alla fine fanno quelle cose utili, importanti. Assolutamente. Quindi c'è Becerra, va a attaccare, subisce il contatto. Attacca. Dategli un pallone. Dategli a Guerci un pallone. Che dopo si arrabbia. Date noi. Allora, noi ve l'avevamo detto. All'imperatore di Costa Volpino. Allora. C'era un uno contro uno favorevole. Becerra ha preferito dagli prendersi questo fallo. Se no il prossimo blocco lo fate. Quindi tutto da rifare. Doppia uscita chiaramente con due blocchi bassi. E niente, non riceve ancora Guerci. Becerra, resto tiro, vediamo se al suo ex compagno di Omegna avrà qualcosa da dirgli dopo. Nando e Marco, ma non so come si siano lasciati. Non lo so, finora ancora diciamo, la situazione è tutta tranquilla, tiro da 3, primo ferro, niente, rimbalzo, tiro da 2, niente, finisce qua. 47-42 per Castellanza al terzo quarto.